Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Marcella Pobbe. Anche se oggi è il 18 di giugno, vogliamo ricordare una cantante, appunto Marcella Pobbe, che il 17 di giugno del 2003 ci ha lasciato nella città di Milano, che divenne nella seconda parte della sua vita, per così dire, la città di elezione. Benché abbia sempre mantenuto un legame strettissimo con la sua originaria Vicenza, occupandosi anche nella parte, diciamo, finale della carriera e dell'inizio, diciamo, di una seconda attività tra la fine degli anni 90 e l'inizio appunto degli anni 2000 di critico musicale presso il Gazzettino. E quindi una continuità con la sua Vicenza di origine e con Milano, che poi l'accolse tra le sue figlie adottive. Marcella Pobbe può vantare una carriera per certi versi particolarissima, costellata da successi, da prese di posizioni piuttosto discutibili e da scelte di repertorio che per certi versi se le hanno assicurato una posizione di livello, dall'altra parte hanno in qualche maniera logorato anche uno strumento che era diverso rispetto a quello che poi la cantante ne ha mostrato le potenzialità. Questo insieme di caratteri crea la figura particolarissima e di livello di Marcella Pobbe. Innanzitutto, per prima cosa, va evidenziato un tratto che diventa determinante soprattutto per la scelta, dicevamo, di un repertorio che si confaceva al carattere, al temperamento e per certi versi alla fisicità della cantante, ma non corrispondeva pieno alla sua natura vocale. Infatti, nella seconda parte della carriera incominceranno ad affastellarsi ruoli di grande livello di spessore drammaturgico, a partire dalla Tosca, per giungere poi all'Adriana Le Couvreur, ad ancora Fedora e anche Balli in Maschera, per giungere poi all'opera che per certi versi vide interprete di riferimento, che fu appunto Isabeau. Da questo nasce quindi anche un certo tipo di logorio vocale che determinerà nel complesso una carriera ricca, come dicevamo, di soddisfazioni, ma nel complesso piuttosto rapida. Questo tipo di carattere viene evidenziato anche da Angelo Sguerzi in Le stirpi canore. Sguerzi infatti dice: il successo che arrise a Marcella Pobbe nel 1958 al Metropolitan di New York non fu certo di quelli di stima. Il timbro morbido azzurro, la dolcezza dell'emissione, il legato di ottima fattura, la dizione ben calibrata, il senso della sfumatura e la lusinga di certe note filate diedero in quell'occasione una suadente interpretazione della Margherita del Faust e prima ancora della Bohème. D'altronde il soprano, che aveva già esordito alla Scala nel Lohengrin accanto a Mario del Monaco, non aveva bisogno di conferma per l'ascoltatore che ne avesse seguito studi e carriera. Infatti il suo esordio spolentino, proprio nel Faust, aveva immediatamente individuato in questa cantatrice un interprete di livello ed una voce di indubbio fascino, doti accompagnate da una musicalità che l'Accademia Chigiana e le cure di Giorgio Favaretto avevano affinato e resa ricca di gusto e di finezza. Questo è appunto il carattere che viene dato. La questione è che la natura vocale fondamentale è quello di lirico leggero,
come era stato appunto presentato prima dalla prima maestra che è Elena Fava, con cui studiò a Vicenza, e poi evidentemente al Conservatorio di Pesaro con Romilda Pavoni. E naturalmente nel 49, proprio il debutto nel ruolo di Margherita del Faust non faceva altro che confermare questo. Vi sono poi gli esordi appunto al San Carlo, al Teatro dell'Opera di Roma con Effigenia in Tauride, e poi evidentemente al di là di un'interessante prima assoluta, La guerra di Renzo Rossellini, abbiamo poi appunto l'edizione che citava Sguerzi di Lohengrin alla Scala, che venne peraltro subito immediatamente al celeberrimo ballo in maschera della Scala del 57, in un poca critica salutò nella figura di questa giovanissima Marcella Pobbe una cantante di molta maggiore umiltà, di freschezza, di naschietta natura italica, e il ruolo di Elsa, che comunque ha in sé, al di là dello spessore, una matrice lirica evidente, soprattutto nel taglio interpretativo che le davano allora le cantanti italiane. Si noti che l'opera era data in italiano e c'è anche l'incisione che può comprovare la qualità di questa edizione. Veniva paragonata invece alla edizione del Ballo in Maschera e soprattutto all'interpretazione che la Callas aveva dato di Amelia, che invece era tutto orientata su un autoincensamento delle proprie potenzialità vocali. E quindi evidentemente per certi versi da questo duello tra prime donne alla fine del 1957 abbiamo il fatto che per certi versi molta critica salutò con grande favore questa giovane Marcella Pobbe e naturalmente ne riscontrò anche il carattere positivo, soprattutto legato alla volontà di essere lei stessa al servizio della musica e non come la tigre Callas che lei stessa sfruttava dalla musica delle potenzialità per mostrare il suo straordinario carattere. Oggi evidentemente le cose vanno criticamente riviste, però questo è indicativo del successo che ebbe appunto la grande Marcella Pobbe in edizione nel suo debutto effettivo al Teatro alla Scala, proprio con la parte di Elsa. Tornando comunque a Sguerzi, parlando del repertorio, dice questo: il repertorio poté così agevolmente comprendere opere classiche come l'Ifigenia in Aule di Gluck e il Giulio Cesare di Handel o l'Orontea di Cesti, e moderne come la Giovanna d'Arco di Honegger o il David di Milhaud, con cui aveva debuttato alla Scala, passando attraverso il Mozart delle Nozze di Figaro, il Rossini del Guglielmo Tell, il Mussorgsky della Cavancina, il Bizet della Carmen, il Pescatore di Perle e lo Strauss del Cavalier della Rosa. Intervennero però un rivolgimento della polpa vocale e un'accentuata passionalità che portarono la Bobbe ad affrontare il Verdi del Trovatore, del Ballo in Maschera, del Falstaff, evidentemente Alice aggiungo io, e soprattutto dell'Otello, in cui reggendo il confronto con la Tebaldi fece una Desdemona esemplare, soprattutto nei passi di delicatezza e di puro lirismo. Come dicevamo, Sguerzi incomincia a comprendere l'evoluzione della cantante che si spinge in un repertorio che dal lirico si muove al lirico spinto. È evidente che la Pobbe ha ottenuto grandissimi successi in Desdemona, che, come dicevamo, la straordinaria bellezza, questa bellezza appunto profondamente veneta, bionda, con gli occhi azzurri, si attagliava perfettamente fisicamente anche alla immagine iconografica che noi siamo soliti dare a Desdemona. D'altro lato, poi, la figura stupenda la spinse ad opere più accese, dove l'attrice ebbe modo di imporsi. Così abbiamo avuto Tosca, Adriana Lecouvreur, Fedora e Francesca da Rimini. E persino la si è vista interpretare quella massacrante tessitura di Isabeau. I risultati di questo jeu de massacre sono stati purtroppo sotto gli occhi di tutti. Come dicevamo, Sguerzi proprio nella sua istantanea ci rende evidente la conclusione del cammino di Marcella Pobbe proprio legata alla tessitura massacrante, impossibile, di Isabeau. E proprio che con Isabeau vogliamo ricordare la grande Marcella Pobbe. Abbiamo scelto infatti le due grandi arie presenti
che sono poi le tratte dall'incisione completa, evidentemente dal vivo, in cui abbiamo la possibilità, è del 62 a Sanremo, con il folco di Pier Miranda Ferraro sotto la direzione di Tullio Serafin, proprio perché per certi versi, Isabeau è stato il punto estremo, l'azzardo più forte di Marcella Pobbe, la quale dava evidentemente ad Isabeau, anche grazie alla sua meravigliosa figura, una credibilità enorme e riusciva a rendere quel misto di passionalità e di seduzione che un timbro lirico, ma che si era fatto carnoso, riusciva a rendere a pieno. È evidente che per un'organizzazione vocale fondamentalmente legata all'ambito del canto lirico, questa avventura legata al teatro mascagnano non poteva che non lasciare segni indelebili. Quindi, se da una parte Isabeau è stata la sua dannazione, dall'altra parte risulta anche essere il suo motivo di gloria. Il motivo è molto semplice. Nel Novecento e in questi primi 20 anni del nuovo millennio, non molto è stato fatto per questo spartito mascagnano, è stata veramente l'ultima grande Isabeau. E quindi ci è sembrato giusto evidenziare questa sua scelta artistica, magari criticabile, ma che oggi la rende comunque un nome che si è ritagliato in maniera stabile e decisa il suo alveo nel panorama pur straordinario dei grandissimi soprani del 1900. Dall'edizione del 62 live a Sanremo, Così Giudici recensisce la Isabeau di Marcella Pobbe. Marcella Pobbe fu in pratica l'ultima Isabeau. Dopo di lei l'opera sparve dalle scene, lasciando però il ricordo di una voce luminosa, facile, stesa, bella quasi quanto la figura. L'emissione non fu mai controllatissima e quel che nei teatri si suol chiamare generosità, tradotto significa scelte di repertorio suicide perché carenti della tecnica invece necessaria a sostenerla, la condusse all'autodistruzione in un tempo ahimè troppo breve. Ma quasi al centro di tale corta parabola sta proprio questa recita, sufficiente comunque ad assicurarle un posto nella storia del teatro lirico del dopoguerra. Questo mio bianco manto, ad esempio, ha la ricchezza di vibrazione notevole. Venne una vecchierella, coniuga intensità e trepidazione, in un fraseggio di spontanea comunicativa. Anche perché, nonostante la scelta di repertorio, la Pobbe era soprano lirico, molto più che lirico spinto. Il grande duetto finale, dominato con radiosità e sicurezza, quali oggi non si saprebbe davvero chi potrebbe emulare. Come dicevamo, quindi, nei due grandi ariosi, che è questo mio bianco ammanto e Venne una vecchierella, che sono le due pagine che abbiamo scelto per ricordare appunto Marcella Pobbe, sono due elementi di grandissimo respiro. Ricordando quindi una cantante che per certi versi ha lasciato un segno indelebile in alcuni repertori, va anche evidenziato come il temperamento le abbia dato il vantaggio di incidere molte pagine, a fronte di una discografia in studio praticamente inesistente, la presenza invece di alcune opere video fatte negli anni 50, seconda parte degli anni 50 per la Rai, in cui abbiamo Adriana Lecouvreur, Un ballo in maschera, Nozze di Figaro, Francesca da Rimini, sicuramente interessantissime. Abbiamo anche questa Isabeau, che, come dicevamo, è forse il punto più alto della sua carriera. Quindi, con queste due ariosi, diamo veramente il buon ascolto a tutti, una buona giornata e attestiamo ancora una volta la validità di questa grande artista, che il 17 giugno del 2003 ci ha proprio lasciate a Milano. Buon ascolto a tutti e buona giornata.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.